maresciallo, il valore assicurato per i quadri rubati è di 300.000 euro. Vabbè, non è neanche tanto. Non era il valore di uno solo? Eh sì, il rosso, gli altri valgono poco, sono quasi delle croste. Allora il discorso cambia. Il rapporto del RIS? Sta per arrivare, a momenti. No, qui sembra di stare a lavorare ai servizi segreti. Perché? Ma visto che aria che c'ha sempre assente, misterioso. Ma perché si deve venire a confidare con te adesso? E perché non lo potrebbe fare? Capello lo faceva sempre. Capello? Era proprio necessaria la balla della PR. Mi sembra come quando eravamo ragazzini. Sempre a inventarti storie. E poi ti voglio ricordare che io sono tuo fratello, non il maresciallo. Ma allora togliti la divisa. No, senti Andrea, ti prometto che da oggi faccio la brava, ok? Nel senso che non ti racconto più bugie. E ci devo credere. Beh, non hai molte alternative. Buongiorno. Buonanotte. Andrea, smetti di tormentarla, dai. Io? Guarda, non ci crederai. Ma non stavo facendo né il fratello maggiore né il carabiniere. Ah no? Allora chi sei, uno della Gestapo? Senti, il fatto che mia sorella faccia la cubista in discoteca non mi riempie certo di gioia. Ma che male c'è? Quando diventi maggiorenne te lo spiego. Guarda che il luogo dove lavora non è diverso da tanti altri. Appunto. Deve essere per forza un luogo di perdizione? No, però... Però che? Posso preoccuparmi un po' per la mia sorellina? Andrea, l'hai vista bene ultimamente? Non mi sembra poi tanto sorellina, eh? Senti, ieri ti ho vista un po'... Ho avuto una piccola divergenza d'opinione con il mio fidanzato. Problemi in paradiso? No, e ultimamente abbiamo fatto un viaggio in Grecia e lui mi ha regalato una conchiglia gigante. E allora? Si è rotta. E lui se l'è presa perché non mi ha visto abbastanza avvilita. Ed è vero? Secondo te mi posso abbattere per una conchiglia rotta? Maresciallo, è arrivato il rapporto del RIS. Ah, sì, grazie. Maresciallo Sepi, quando si vuole trasferire nella sua nuova stanza me lo fa sapere. Ah, grazie, Bordi, però penso di rimanere ancora con la Martini. Ah. E che c'è? Rimango con lei, mi trovo bene. Contenta tu? Una conchiglia, eh? Allora, questo rapporto del RIS? Il nome completo stampigliato sulla Tronchesi è Fener ed è una piccola ditta meccanica fallita qualche anno fa. Cos'altro sappiamo su questa ditta? Che i soci fondatori erano un gruppo di operai. Qui della zona? Sì. Vabbè, cerchiamo di saperne qualcosa di più su questa Fener. I punti vendita, il giro dei clienti. Anche i nominativi dei soci fondatori? Sì. Sul fronte dei ricettatori tutto tace. Niente, quelli di zona sostengono che ancora non si è fatto vivo nessuno con il bottino. Però... Vabbè, noi mettiamo sotto controllo i loro telefoni. Chiediamo l'autorizzazione al magistrato. Subito. Poi c'è sempre questo pittore. Bertozzi. Bertozzi. Sarà il caso di andare a fargli una visita. Mm. Stamattina Fogel esce dall'ospedale, vero? Sì. Va bene, allora tu vai da Fogel e io andrò da Bertozzi. Però è strano che sul mercato non si è ancora mosso niente. E questa attesa fa pensare a un colpo da professionisti. Dei professionisti avrebbero architettato un po' meglio il furto. Magari usando dei narcotizzanti per evitare di essere sorpresi. Probabilmente i ladri neanche lo sanno di aver fatto un colpo del genere. No, mi dispiace, ho visto niente. Era buio. E poi lo shock. Prego. Non poteva portarlo la cameriera e te? Ha da fare, in cucina. Ognuno ha il suo compito in questa casa. Lei ha il suo e tu hai il tuo. Insomma, signor Fogel, dei ladri non ricorda proprio nulla. Nulla. Francamente è un episodio che vorrei dimenticare. Zucchero. Come forse saprete, io mi occupo di produzione vinicola. Ah! Per realizzare il suo vino deve aver investito molto denaro. Anche molto tempo e molta passione. Pitiriasi? Sì. Mia zia usa una crema alla calendula contro il prurito.
Grazie. Deve essere simile a quella che uso io. Dove essere un piccolo capolavoro enologico. Come ho promesso a mia moglie prima che... Senta, se dovesse venirle in mente qualcosa sul furto, ci faccia sapere. Scusate. Fermi! Ma è questo il muro di Pottano Uva? Finite pure il vostro tè. Si fa come dico io, non come dici tu. Signor Foghe, aspetti, ce l'ho detto. Vaeta, stai zitto! Io non accetterei mai di essere trattata così. Anche se capisco che lavorare con qualcuno per 25 anni ti leghi profondamente. Allora vuol dire che tra 25 anni anche io potrò trattarti così. Senti, su internet esistono dei forum dove spesso dei collezionisti molto disinvolti entrano in contatto con dei ricettatori di opere d'arte rubate. Allora cerchiamo questi forum attraverso i colleghi dell'Ufficio Tutela Patrimonio Culturale. Ok. Tozzi? Arrivo subito! Un modo come l'altro per risparmiare. Dire che ti piacciono. Oh. Belli. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Cosa posso fare per voi? Volevamo da lei qualche informazione. Potessimo fare un po' in fretta, maresciallo, perché vede... Certo. Dunque, le quotazioni dei suoi quadri dovrebbero essere salite dopo il furto. Era ora, perché a parte il rosso, la mia produzione, non ha mai fatto impazzire nessuno. Come mai il rosso è diventato un caso? È stato un critico, almeno lui dice di esserlo, a stabilire che fosse un capolavoro. Anzi, secondo lui, non era nemmeno roba mia. Era interessato qualcun altro a quel quadro prima che l'acquistasse Vogel? Un certo architetto Pandolfi. Tra lui e Vogel si era scatenata una specie di asta. Un'asta?